Sebastiano Secci, Circolo Culturale Mario Mieli, prego. Allora, a me piace partire dallo spirito positivo di questa iniziativa, Scegli, Sorridi e Vivi, e io credo che questi 3 giorni a Verona ci abbiano dato un'occasione incredibile, positiva, di metterci a sistema, di parlarci, e mi vengono in mente le telefonate fatte alle 9 di sera dai taxi e guardo Irene, le mail e le telefonate con Yuri, veramente le occasioni che abbiamo creato in questi giorni, mail continue, chattate continue, per creare un evento importante come questo. E abbiamo praticato l'intersezionalità, perché poi ognuno di noi si porta una fetta di mondo, e far incontrare questi mondi è importante per riuscire a ottenere risultati positivi. Vedete, come Mario Mieli, questo un po' ce l'abbiamo storicamente. Qui ho vicino una delle collaborazioni storiche, la CGL, i nuovi diritti del Mario Mieli, ma negli ultimi anni abbiamo cercato di rinvigorire queste collaborazioni. Penso alle cose fatte con Amnesty, con All Out, con l'AMPI, con la Rete Rebel. Credo che come associazione LGBT noi abbiamo il dovere di creare delle occasioni, ma non dimentichiamoci che, come giustamente ricordava Gabriele, noi abbiamo in mano degli strumenti fondamentali di rivendicazione, che sono i Pride. E se ricordo, l'ultimo Roma Pride ha portato in piazza 500.000 persone. Tu lo fai quando fai una costruzione politica, quando porti in piazza i lavoratori e le lavoratrici, quando porti in piazza gli studenti e le studentesse, quando porti in piazza i movimenti dei migranti, quando porti in piazza i movimenti delle donne. Dobbiamo continuare a parlarci, dobbiamo continuare a creare insieme. E vi voglio lasciare con un ricordo proprio dell'ultimo Roma Pride. Noi decidemmo, come Mario Mieli, assieme alle altre associazioni del coordinamento Roma Pride, di chiedere all'AMPI, l'anno scorso ai partigiani dell'AMPI, di metterci la faccia e di scendere in piazza con noi. E io ricordo quando, con Alessia Crocini di Famiglia Arcobaleno, della quale cerco lo sguardo, decidemmo di andare a parlare con una partigiana che è venuta a mancare qualche giorno fa, Tina Costa. Provocatoriamente noi le chiedemmo: Tina, com'è possibile che questo paese si sia trovato improvvisamente nel secolo scorso in 20 anni di dittatura? E lei ci disse: Sebastiano, perché ricordati che la democrazia non ti viene mai tolta tutta ad un pezzo, te la tolgono pezzettino per pezzettino e ti distraggono con le fesserie. Quindi io dico, partiamo da quelle parole di Tina Costa, cerchiamo di capire, perché l'orizzonte politico che ci aspetta è complicato, ma noi abbiamo il dovere di reagire, abbiamo il dovere di costruire, e io credo che Verona libera sia sicuramente non un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Grazie.